Terzo congresso nazionale FSP, 40 anni dalla legge 121, storia di una riforma visionaria e di diritti ancora negati. Lo scorrimento delle graduatorie e dei concorsi è ancora insufficiente a garantire la funzionalità della polizia. A Genova scarcerato l'uomo che ha coltellato due volte un poliziotto. Le prossime tragedie si possono prevenire? Cari amiche e amici, bentornati a FSP News e come avete sentito dai titoli affronteremo in questo TG il problema dello scorrimento delle graduatorie con le soluzioni che sono state proposte dal Dipartimento e ovviamente le nuove aggressioni che vedono ancora una volta per miracolo scampare appartenenti alla Polizia di Stato a conseguenze molto gravi. Le conseguenze prime però le vediamo subito, ovvero sia il fatto che per l'ennesima volta un accoltellatore di un poliziotto va libero il giorno dopo. Di fatto non si fa un giorno di carcere, ma se ne va dritto ai domiciliari. Questo non è accettabile, questo continuiamo a ripeterlo in ogni telegiornale, non fa più notizia, ma lo fa certamente per noi e soprattutto per il morale dei tantissimi poliziotti che continuano quotidianamente a metterci del proprio per poter garantire la sicurezza dei cittadini. Ma torniamo a noi, perché anche di questo parleremo nella SISE dell'8 e del 9 di luglio, dove oltre al congresso nazionale si svolgerà il convegno, perché il titolo emblematico che è stato scelto, che vedete alle mie spalle, storia di una riforma visionaria e di diritti ancora negati. Per noi uno dei diritti che dovremmo certamente vedere più tutelato è quello alla sicurezza personale di chi opera per la sicurezza dei cittadini, e tra queste non solo la tutela dal punto di vista delle dotazioni, parliamo per esempio del TASE, ma anche della tutela normativa. Perché un poliziotto che ha paura non è un poliziotto che può garantire la sicurezza di tutti. Ma in questo TG abbiamo anche le note positive dei tantissimi colleghi che si sono impegnati ancora nel sindacato, tante conferme per i segretari generali provinciali, qualche novità, qualche subentro anche alla segreteria regionale del Lazio per esempio, ma convegni organizzati come in Calabria, dove a Catanzaro si è discusso proprio della sicurezza e della legalità in terra calabra, la presenza anche di importanti esponenti parlamentari. Tutto l'impegno che la FSP Polizia continua a portare avanti sul territorio per i colleghi e per tutti gli italiani. L'esigenza prioritaria per FSP Polizia è che lo scorrimento delle graduatorie da agente a commissario serva a colmare quei buchi nell'organico che si sono creati a causa dell'assenza di concorso negli ultimi anni e che si creeranno a causa dei pensionamenti, che rischiano di mettere in crisi totale l'apparato della Polizia di Stato. Partiamo dal ruolo agenti, dove ci è stato riferito a causa di come è stato strutturato il bando di concorso sarà necessario per i volontari ferma breve un nuovo concorso, 1227 posizioni, che sarà bandito immediatamente, mentre sarà consentito lo scorrimento per 552 posizioni per il concorso pubblico a 1650 posti. E la criticità che abbiamo rilevato e fatto notare è ovviamente quella del ruolo ispettori. Se da un lato l'amministrazione ha garantito uno scorrimento di 1000 posizioni per i due concorsi a titoli ed esami, non sarà invece possibile effettuare lo scorrimento per i concorsi per soli titoli, questo in ragione dell'elevata età anagrafica di coloro che vi partecipano. Ma la situazione drammatica che noi vi vogliamo rappresentare è quella dei numeri, perché di fronte a 23.124 posizioni per il ruolo degli ispettori previste, c'è un buco al netto dei prossimi concorsi di 9.221 posti. Questi 9.221 ufficiali di polizia giudiziaria, che sono tanto indispensabili in questo momento su tutto il territorio nazionale, non solo per il contrasto alla criminalità, ma anche per portare avanti l'ordinaria attività della Polizia di Stato. E su questo servirà uno sforzo che va oltre chiaramente lo scorrimento che abbiamo auspicato per i concorsi per titoli e per esami, ci dovrà essere uno sforzo ancora maggiore. Altrettanto abbiamo richiesto per i ruoli tecnici un report dettagliato di quali sono le posizioni dell'amministrazione delle nostre richieste, è disponibile sul nostro sito internet. Manca solo il passaggio alla Camera dei Deputati e il disegno di legge sulla destinazione del 5 per 1000 anche al comparto sicurezza e difesa, quindi alle forze di polizia, sarà realtà. Una battaglia targata FSP Polizia che da tempo immemorabile continuava a riproporre
di anno in anno ai titolari del Viminale, proprio per poter dare ai nostri fondi assistenza quel respiro necessario per iniziative sociali e interne di sostegno ai propri appartenenti. Quindi i poliziotti potranno finalmente vedere quell'affetto e quell'amore che gli italiani continuano a testimoniarli ogni volta che li pongono al vertice delle proprie preferenze per quanto riguarda la fiducia negli organi dello Stato. E questa soddisfazione chiaramente non la può nascondere Walter Mazzetti, che da anni si era impegnato proprio su questo punto. Il decreto dovrebbe passare quindi alla Camera e al Senato ha avuto l'approvazione grazie ai voti della Lega, dei Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Mentre in Italia si continua a discutere e a decidere se e quando l'utilizzo delle mascherine all'aperto rimane obbligatorio ovviamente sulle riaperture, la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, con una circolare inviata la scorsa settimana, fa sapere che è da ritenersi comunque prudente l'utilizzo delle mascherine per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, cioè chi ha ricevuto la prima vaccinazione con AstraZeneca e la seconda dovrà essere invece utilizzato un altro tipo di vaccino. Si confida nella scienza e nell'AIFA e nelle determinazioni che i vari enti continuano a prendere. Si parla anche nella circolare di una possibilità di una maggiore capacità di immunizzazione mixando i due tipi di vaccini. Sono 74.000 i poliziotti che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, 48.000 di essi sono già stati vaccinati con la doppia dose. Si avvia verso il completamento la trasmigrazione degli account di posta elettronica corporate ai nuovi server della società di Aruba, un'interfaccia grafica pressoché identica, ma sarà ovviamente necessario reinserire i parametri per la ricezione e l'invio dei messaggi di posta elettronica. Una novità che riguarda sia i possessori che coloro che inoltrano le email, perché tutti coloro i quali avevano un'email interno.it saranno passati al nuovo suffisso poliziadistato.it e quindi sarà in questo caso sì necessario fare molta attenzione. Il suffisso chiocciolinterno.it rimarrà appannaggio solo dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Il piano per i rinforzi dei servizi estivi crea ogni anno molte perplessità, ma dimostra solamente una cosa: la coperta è sempre più corta. Solo 12 unità di rinforzo per il litorale del Veneziano hanno portato alla protesta immediata dell'FSP Veneto, che per bocca del proprio segretario generale Mauro Armelao ha protestato vivacemente con il Dipartimento, non solo per l'esiguità dei rinforzi che di fatto non riescono a coprire nemmeno un turno continuativo di volante, ma soprattutto perché partono a stagione già iniziata per terminare poi ad agosto, quando invece la stagione è ben lontana dal finire, soprattutto in località come Jesolo, dove si è addirittura adottata delle ordinanze sindacali di coprifuoco per gli alcolici, perché le risse che si stanno verificando a Renile e fuori dai locali stanno provocando particolare allarme sociale, tanto da costringere anche il questore di Venezia ad incontrare le autorità locali. Staremo a vedere, ma ovviamente quanto abbiamo già detto per quanto riguarda gli organici ha dei riflessi pesantissimi sotto il profilo economico, e questo lo dimostra, e della tranquillità che i turisti certamente cercano quando vanno in vacanza. Thank you.
Concludiamo con i ringraziamenti all'ufficio media e comunicazione che sta lavorando alacremente anche a tutta l'organizzazione, alla parte mediale del convegno e del congresso. Ci saranno grossissime novità e anche per questo vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Federazione Sindacale di Polizia per essere raggiunti e raggiungibili sempre da tutto quello che accadrà l'8 e il 9 luglio del 2021. Vale la pena di esserci anche solo virtualmente. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la condivisione sui vostri canali social di questo TG e ovviamente vi do appuntamento alla prossima settimana.